Sulla base di quanto appreso da fanpage.it, il trapper Jordan Jeffrey Baby è stato trovato morto nel carcere di Pavia. Il ragazzo era stato condannato perché accusato di rapina nei confronti di un uomo di 42 anni. Ad aprile 2022 era stato condannato a 4 anni e 4 mesi di reclusione. A fine novembre aveva ottenuto la misura dell'affidamento terapeutico, era stato quindi trasferito in una comunità. Poco tempo fa è stata sospesa la misura. Nella sua stanza sarebbero stati trovati un cellulare e delle sigarette, che però non è certo fossero di sua proprietà, come spiegato dall'avvocato Federico Edoardo Pisani. La struttura ha quindi segnalato il ritrovamento di questi oggetti al magistrato di sorveglianza, di conseguenza il giudice ha sospeso la misura alternativa e disposto il trasferimento in carcere, che è avvenuto una decina di giorni fa. Il ragazzo è stato quindi portato nell'istituto penitenziario di Pavia, lo stesso in cui aveva denunciato di essere stato vittima di fatti orribili e dove aveva già tentato il suicidio e gesti autolesionistici. È stato violentato e maltrattato, ci sono due procedimenti in tribunale a Pavia, in uno siamo costituiti parte civile, nell'altro ci siamo opposti alla richiesta di archiviazione.